quale provvedimento potrà prendere l'ordine nei confronti di Minzolini per quanto riguarda informazione manomessa nell'edizione delle 13.30 del 26 febbraio sul caso Mills. L'Ordine di Roma ha aperto un fascicolo, avvierà un'istruttoria e prenderà le decisioni che come giudici di primo grado i 6 consiglieri professionisti e i 3 pubblicisti riterranno di prendere. Un suo parere anche personale nei confronti dell'atteggiamento di Minzolini come giornalista? Il mio parere è che intorno all'informazione si sta combattendo una battaglia della quale l'informazione ne farebbe tranquillamente a meno. In realtà si pretende che i giornalisti non parlino ai loro lettori, ma parlino ai loro elettori, perché per una parte di popolazione che contesta Minzolini, che contesta Repubblica, che contesta l'Espresso, che contesta Il Fatto, c'è una parte di popolazione che appoggia Minzolini, che appoggia Repubblica, che appoggia Il Giornale, che appoggia Il Fatto. Non si può dare un giudizio obiettivo sulle tipologie di giornalismo, come anche quelle del Fatto, di Santoro o di Minzolini? Sono tutti faziosi nella stessa maniera? Oppure si può distinguere una parte dall'altra in base alla veridicità dei fatti? Questo presupporrebbe di guardare, come dire, come terzo, nell'ambito di una battaglia dove ci sono gli schieramenti e dove il giornalista è embedded, arruolato con le mostrine, diventa difficile. L'ordine non potrebbe dare dei chiari segnali di ammonizione verso certi comportamenti, soprattutto di manomissione di informazioni anche sbagliate? Ma dunque, a parte il fatto che l'ordine le indagini e i fascicoli li ha aperti per una quantità di casi che riguardano l'uno, l'altro ancora, però il problema sta nel manico, cioè se l'informazione si va militarizzando e si vanno prendendo posizioni come dire definite per parlare non tanto ai lettori quanto agli elettori, non tanto per vendere più copie quanto per spostare più voti, questo è il risultato e la colpa non è di uno piuttosto che di un altro, è del sistema che si sta imbarbarendo in questo modo. Allora Feltri parla ai suoi elettori e i suoi elettori va bene così. Ezio Mauro parla ai suoi elettori e i suoi elettori va bene così. Lei equipara perfettamente il giornale a Repubblica. Non si fa di tutto un'erba un fascio, sono tutti militarizzati e quindi non c'è differenza. Ah, certo che ci sono le differenze, però dico, se il problema è rivolgersi a un pubblico che ha un determinato target, il problema non è più servire la verità o servire la correttezza e l'equilibrio, ma servire il proprio target e il proprio pubblico. Mi potrebbe dare un giudizio sul giornalismo di Santoro, per esempio? No, io credo che qualunque giornalismo ha diritto di cittadinanza e ha diritto di cittadinanza anche il giornalismo fazioso, perché no? L'importante è dichiararlo, dal mio punto di vista. Noi abbiamo avuto un giornalismo che anche negli anni passati, al di fuori di questa battaglia, è stato un giornalismo schierato. Sempre ci sono stati giornalisti dell'Unità, dell'Avanti, del Popolo, della Democrazia Cristiana. L'importante è mettere il lettore, il radioascoltatore, il telespettatore nelle condizioni di comprendere ciò che viene detto e in fondo di non essere ingannato. In base anche a questo criterio risulta più fazioso non tanto Santoro ma i TG che fanno finta di essere terzi ma manomettono le informazioni. Ma non credo che i telegiornali vogliano assumere questa terzietà assoluta. Tant'è vero che i giornalisti e i telegiornali sono classificati, ai noi, ma sono classificati. Emilio Fede per un verso, il TG3 per altro verso, c'è un consiglio d'amministrazione della RAI che è lottizzato, che lottizza le nomine, quindi cioè, questi sono i difetti che sono il risultato, l'ultimo figlio di una prole che purtroppo incomincia col tempo e naturalmente ci si indigna e ci si scandalizza quando il giornalista non fa il proprio dovere al 100% e però non si tiene conto che il giornalista viene messo nelle condizioni di non fare il proprio dovere e di vendere se stesso e la propria professionalità. Non si può immaginare che l'ordine sia una sorta di maresciallo di giornata che al mattino si alza e distribuisce cazziatoni al soldato che ha mal pulito il bagno, al soldato che ha fatto male il piantone, al soldato che ha fatto male questa cosa, dando la cella di rigore. Occorre che la categoria abbia una sua autonomia, una sua consapevolezza, a prescindere dalle punizioni. Il caso di Brachino di Video News risulta anche lampante da questo punto certo, di vista. Dal punto di vista professionale è stato censurato, del resto Brachino ha chiesto scusa, quindi ha ammesso di aver commesso l'errore e l'ordine... Però fa ricorso adesso, e quindi l'ordine
tra virgolette, si trova tra due fuochi. Da una parte, per esempio, non so, faccio riferimento ai grillini che dicono che l'ordine è un organo accessorio, non funzionale, che dovrebbe essere abolito. Dall'altra invece, se reagisce, come per esempio in questo caso, viene considerato politicizzato perché... E quindi vedi come sono messo male. Ci sono dei criteri per stabilire una sospensione, una radiazione? Ci sono dei criteri, noi ci abbiamo le nostre carte deontologiche che sono una quantità persino eccessiva. Una qualche giustificazione per accondiscendere a coloro che criticano l'ordine, in effetti c'è, siamo noi per primi a dirlo. Il problema è che se la soluzione è quella di abolirla, mi sembra che la soluzione sia peggiore del danno. Ci lamentiamo. Sarebbe il giornalismo italiano senza ordine. Senza controllo. Gli aerei non funzionano, chiediamo di abolire gli aeroporti, accentuando i difetti che probabilmente già ha e affidandoci solo al mercato. Siccome mi sembra che il mercato di danni ne abbia già fatti abbastanza, perché noi gli si consegni addirittura volontariamente ancora un pezzo della nostra professionalità e il fondo della nostra vita, mi sembra invece che ci sia bisogno di un controllo. Naturalmente occorre che questi controlli siano più puntuali e più efficaci, cosa che l'ordine per primo chiede da tempo. Per esempio, l'ordine esiste in Italia, però la maggior parte dei paesi democratici non possiede un ordine. Sostanzialmente si può dire che l'ordine c'è soltanto in Italia e in Catalogna, formalmente. Sostanzialmente c'è dappertutto, è il sindacato che c'è soltanto in Italia, perché soltanto in Italia c'è un contratto nazionale di lavoro, cosa che peraltro ci invidiano in tutto il mondo. Però a livello di autonomia e indipendenza il giornalismo italiano non brilla all'interno del panorama internazionale, quindi c'è qualcosa che non va, una tutela forte a livello di categoria, però nello stesso tempo non un codice etico veramente sentito dai giornalisti, c'è questo problema. Vuol dire che c'è ancora tanta strada da fare. Credo che bisognerà incominciare a mettere un punto fermo e ricominciare da capo. Però bisogna ricominciare un po' tutti quanti insieme, non mettere il dito nell'occhio di quello che sembra più estremista rispetto a questa posizione o che sembra commettere errori più gravi. È grave che un direttore segue pedissequamente quelle che sono direttive dall'alto da parte del Presidente del Consiglio o, a quanto sembra, facce editoriali in relazione alle informazioni che ha privatamente. Allora, come facciamo a dire che questo qui fa degli editoriali sulla base di input che dà il Presidente del Consiglio? Faranno comodo al Presidente del Consiglio, quindi il risultato è che forse queste cose gli sono utili, ma forse no. Fare un editoriale sulla manifestazione della libertà, io personalmente non l'ho condiviso, tant'è vero che sono andato in piazza e ho anche parlato, però sarà pur legittimo che ognuno la pensi come vuole. Come giudica questa decisione della RAI nonostante la sentenza del TAR? Giudico che secondo me i programmi di approfondimento non andavano sospesi e quindi giudico negativamente il fatto che non vengano ripresi, nonostante il giudizio del TAR, che non si riferisce alla RAI in particolare, ma che dà obiettivamente un giudizio di merito, il fatto che non abbiano preso in considerazione questa decisione è un errore, perché torno a dire che i giornalisti devono essere lasciati in pace e quindi devono essere lasciati in pace i programmi che i giornalisti fanno. La situazione secondo lei in RAI momentaneamente? Di una lottizzazione nella quale la maggior lottizzazione ha maggior forza, non diversa dalla lottizzazione che c'era ieri, l'altro ieri e tre giorni fa. Si commenta il ruolo dell'Agcom, che dovrebbe essere indipendente. Ma quale indipendente? Cioè, se li nominano questi commissari, la Corte Costituzionale, l'Agcom, l'Authority sulla privacy, sono cosiddette indipendenti, ma nominate per indicazioni dei partiti, cioè, l'indipendenza è indipendenza relativa. L'indipendenza si misura nella capacità individuale delle singole persone di prendere poi le distanze rispetto ai loro dante causa, cosa che a volte avviene, a volte non avviene, a volte viene poco, a volte viene ancora meno. Cosa si potrebbe fare per garantire autonomia e indipendenza ai giornalisti, soprattutto in RAI? Per la RAI debbono i partiti fare un passo indietro, cosa che non so se hanno voglia di fare, e per il resto dell'informazione deve crescere la consapevolezza dei giornalisti e di tutto il comparto dell'informazione, a cominciare dagli editori, che o riprendono a fare il loro mestiere oppure inevitabilmente l'informazione subirà dei brutti colpi.